E dopo tanto, tanto dire, dopo tanto, tanto fare e dopo tanti anni mi sono rimesso questa giacca. No, perché c'è un motivo. C'è un motivo perché questa giacca, pensate, io non la indosso da tantissimi anni, esattamente da 15 anni, perché poi nel tempo sono diventato un po' più. Adesso sono dimagrito un po'. E allora l'ho fatto perché l'ho fatto in onore di un grande amico e in quell'occasione fece una cosa bellissima per il sottoscritto. Manuel, eccolo qui, il nostro Ciao. Emanuele. Bentornato! Arrivederci. Come arrivederci? Non arrivederci, come fa? Arrivederci, no. Ho capito. Non Ho capito. bentornate. Bentornato al nostro amico Emanuele, te la ricordi? Ma come Te la no? ricordi? Me la ricordo. 15 anni fa, 15 questo anni, signore 2006. qui organizzò al Palazzetto dello Sport a Mola. No, che No, te stai no, non a Mola. A dove confondendo. No, sta? a Biceglie era. A Biceglie, No, a scusa. Palazzetto era proprio Proprio. quando c'era, cioè, Palazzetto facevamo una cosa bellissima Ah. dove venne tutta la Very Strong Family. Ecco, Ecco. al Ma non c'avevo palazzetto. sta giacca. No, Quella del no. 2000, 2001, una Allora, cosa del genere. invece, 15 anni 2006 fa è stato a Biceglie. scendesti da quell'anfiteatro, ti ricordi? Sì, Da quella scendesti, non certo. Io cadesti. sono Manuel, tutte le donne mi posso E ti fare, ma quando presentavo con questa giacca. Allora, E quindi, in onore di quel giorno, tu oggi te sei messo. è certo, è certo. Ma è proprio bravo su Per Agnone. te, per te, Ma per sei te. bravissimo. Per te, ti piace questa lisciata? Ti piace E questa ti piace lisciata? questa giacca? Molto fine, no? È bella, complimenti. E 15 anni fa l'ho comprato e me lo sono messo anche oggi per Sempre divertente questo carissimo amico, è un fratellone. Tanti dicono che, tanti però dicono che hai tanti fratelli, cioè Sì. tanti altri colleghi, altri personaggi, Guarda, a me amici, qua, dicono che qua, sei no. fratello a tanti. Sì, quando io cammino per strada, tutti qua, uè ufra. Bene, allora, i primi 2 minuti sono volati, eh? Sono Sono volati. Devo volato. presentarvi la compagna Betta De Venere che Ciao. è tornata con... Da dove è tornata? Esattamente da? Da Putignano, Da noi viviamo a Perché siamo Putignano. al... Lo dica lei. Mollusco. Dal Mollusco. Dal Ristorante Mollusco Dal a Mollusco. No, mi hanno Putignano. tirato le orecchie per questo motivo, perché Ah, non è al ok. Mollusco, ma No, dal ma al Mollusco. Mollusco per dire noi siamo al Mollusco, ok, siamo dal Certo, dal Mollusco. Mollusco, dall'amico Donato Bellomo, Gira di che eccolo, eccolo qua. Si è materializzato. Come dico, Buongiorno e ben Donato. ritrovati nel nostro ristorante. Bene, grazie per essere buonanotte. ritornati. Buonanotte. Per coloro che ci guardano di notte. Ok, ecco. Ah, di notte? Anche. No, La notte fa più. No, non posso dire buongiorno, ciao, arrivederci. Non posso dire No, niente. Buongiorno per coloro che ci guardano a pranzo. Buongiorno, buon pomeriggio. Buonasera per quelli che ci guardano in prima serata. Col calma, pomeriggio, buon pomeriggio, oppure buonasera. Oppure buonanotte. Stato buono. Stato buono. Avrei portato un po' di felicità a chi, non, diciamo, non servirebbe un po' di felicità. Sostituisce Albano in questa occasione. Prego, signore. Allora, Grazie. Eccoci qua con la felicità del nostro dell'amico Albano Carrisi e L'ho soprattutto di Donato. bevuto questo. L'hai bevuto? Sì, Ma sì. io so che hai bevuto tanti vini tu. Devo essere sincero. Buonissimo, complimenti. Va bene, allora, che cosa ci hai portato di buono, caro Oggi Donato? Oggi abbiamo preparato uno spaghettone al Sì. ragù di polpo, polpo verace, e al Wow. cappello di prete. L'abbiamo presentato con una foglia di rosmarino. Bene, brindisi, brindisi, dovremmo fare il Brindisi, brindisi. ma io il Volevi brindisi, dire? a parte facciamo il brindisi a due il mollusco, dal innanzitutto. mollusco. Il mollusco è un'altra cosa. Tu c'hai il mollusco? No, nel senso buono della parola. Che cosa vuole? Allora, di, Betta, di, stavi Allora, visto dicendo. che c'è Donato, che Donato ci conosciamo da tantissimo Piccoli, tempo, sì. è tutto questo grazie a mio zio che frequentava questo ristorante, molto amico di suo padre. Quindi, siccome mio zio e Sono suo venuti a padre non ci mancare, sono più, bene, cioè, quindi un pensiero a loro. Un pensiero ai genitori, ok? Un pensiero a loro, dai. Benissimo. Giusto, eh? Allora, un pensiero al papà. A Pasquale, il Pasquale, papà di Donato, bene, e a bene, Zio Vito. E io, e a tutti coloro che non hanno purtroppo, perché così gli amici da casa ci stanno guardando Certo. e A tutti penseranno coloro anche che non ci sono ai più. loro cari. Tu Volevi hai dire? detto la Ma che tua, sono tu le hai detto nostre la tua, Sì, io anche diciamo tu, che... E la tua. dico, e io tutta la razza vostra. Ecco. E beh, ci sta. Faccia uno di quegli sguardi particolari che solitamente lei fa quando è un po'... Quando è un po', la faccio alla telecamera, quando è un po', se come se volete, vuole fare. allora ci sono tante facce, vabbè, per esempio, sono delle esclamazioni, come devo dire, delle faccine, per esempio, quando tu vedi Espressioni. un'espressione, come vogliamo parlare, come vogliamo, vabbè, le faccine che faccio io, per esempio, quando vedo una bella donna, io faccio così, Ecco, va bene, questo è. Quando è così, fa.
Ma quando sei arrabbiato? Quando sei arrabbiato. Chi non deve capire lo capisce. Una cosa leggera. No, quando sono arrabbiato proprio. No, ma lo devi fare arrabbiare. No, te lo saprebbe fare. Arrabbiare. Lo devi fare arrabbiare. Posso toglierti il baffetto? Mi viene da ridere. Buon proseguimento. Grazie. Bene, allora. Nel frattempo siamo a metà. Devi un goccio almeno. Siamo a metà. No, è perché i presentatori devono cercare di... Buonissimo. Voi potete fare ciò che volete. Almeno il brindisi un goccio lo puoi bere. Nella puntata precedente, quando siete stati ospiti, ha parlato sempre lei, spesso lei, perché giustamente doveva farci capire. Chissà perché mi aspettavo la battuta anche a casa, parla sempre lei. L'ha detto lei, Scusami, noi ci eravamo messi d'accordo, tu mi avevi detto di dire questo perché tu facevi la battuta, perché non l'hai fatta? Perché pensavo, l'ha detto lei. Vabbè. Però torniamo a far parlare lei. Come vuoi, parla niente, come niente. No, perché adesso noi ci siamo fermati al vostro matrimonio, matrimonio nel senso alla vostra unione. Sì. Che non è virtuale, ma è vera. È vero, è reale. Sono 23 anni. Verissimo, sono 23 anni. Tra l'altro 23 anni fa i social non è che andassero. Certo. A proposito, a voi piace mostrare la vostra unione, il vostro romanticismo attraverso i social? Ti stiamo facendo già adesso, scusa, non ti basta. Che cosa? No, però questa è una domanda. È una domanda. Questa è la televisione. È una domanda a cui tengo. Ma tu lo fai per me. Io lo faccio per te. No, non ti posso toccare. No, perché? Non si può toccare. Ma che? Io ti tocco. Crede, mo ti ha un bacio in bronte. Vito, ti rispondo a questa domanda. No, non sempre noi, diciamo, siamo sui social insieme. Hai visto? Quindi sono fortunato. Tu ci segui tanto. Oggi, ecco. Insomma. Allora, io... Ma sai perché? Ti sorprenderò. Cioè, meglio, sorprenderò magari chi è dall'altra parte. Sì. Ho sempre voluto avere rispetto per alcune persone. E quindi ho sempre detto a Manuel, evitiamo di mostrarci assieme, perché magari può sembrare che lo facciamo apposta. No, giusto per, io siccome sono ignorante in materia, perdonatemi, mi metto dalla parte di coloro che stanno dall'altra parte delle telecamere, che stanno cercando di afferrare il tuo concetto e di capire quello che stai dicendo. Ma di chi stai parlando? Sto parlando di alcune persone. Però dice alcune. Alcune persone. No, ci sono molte persone che non sai. Chiaramente vogliono capire, vogliono sapere anche chi non fa televisione e si mostra sui social, l'altro dice ma questa chi è o questo chi è? Sai, ci sono persone che si mettono in mezzo alla vita delle altre persone e soprattutto adesso questi, come si dice, i leoni. Ho capito. No, comunque. Ho capito. Allora, poco social, a me piace tanto poco che basta. Diciamo che siamo poco social entrambi, lui molto di più, essendo un artista dovrebbe ogni giorno fare una foto, fare qualcosa. Di più o meno social, non mi piace, perché non mi piace questa invadenza. Hai un carattere fumantino anche, perché se tu senti e vedi qualcosa di non bello... Sapessi, Vito, quante volte l'ho bloccato, non rispondo, lascia stare. Ma io, guarda, a qualcuno che ha parlato male, gratuitamente, ma ecco, questa è la rabbia, gratuitamente. Io ma ci sta, lo fanno con i nazionali. So dove abitano, so cosa fare, so come posso fare, come fargli del male. Del male nel senso... Cioè, scopriamo sempre dei lati... Ci sono gli avvocati e quant'altro, poi c'è la polizia postale, si può. Si può, certo. Però giustamente, qualcuno che forse capisce di più di me, dei social, ed è sicuramente più intelligente di me, mi ha detto ma lascia stare, sai quanta gente dice chiacchiere, mi parla di truffatori, mi parla di donaiolo, io sono una persona, Vito, da quanto tempo mi conosci? Saranno quasi 30 anni. Vito, quindi, ma sai perché bisogna farsi scivolare tutto adesso? Perché quando ti capitano delle cose bruttissime, gravissime nel percorso della vita, bisogna effettivamente farsi scivolare tutto di dosso. Sì. Tra quelle persone ci sono anch'io che dico Manuel, evita, lascia stare. Noi abbiamo vissuto il dramma di nostro figlio Joshua, che grazie a Dio adesso ha 14 anni, è bravissimo a scuola, bravo, e sta bene, e ha avuto un vero miracolo. Quindi sai, poi anche questa cosa, la gente dice ah sì, perché poi la gente parla male di Betta e quell'altro parla male di me, allora la gente vuole capire ma sono bravi o non sono bravi, ma Betta è una bella persona o non è una bella persona, capito? Allora si mettono in mezzo
creano le quindi confusioni. Quindi a voi non piace creano le tanto il gossip? Le confusioni, ti dico solamente una cosa. Stare io più dietro. E Betta siamo una coppia a tutti gli effetti. No, quando dici ci vogliamo bene, non è vero, non ci vogliamo bene. Noi ci amiamo. Ci amiamo. Che è diverso. Che è diverso perché c'è dialogo tra di noi, perché c'è rispetto tra di noi. Perché io sono fatto così, questo l'ho fatto anche nelle matrimoni scorsi, quindi l'ho fatto, però le cose vanno male, basta. E proprio uno si divide, va via, proprio per non farsi del male, e non fa del male, quindi decide di andare via, punto. E ecco, si rifà, mi riferivo a e si rifà, si rifà un'altra vita, ma non solo io, ma anche dall'altra parte, che certo. È la, l'ex. Quindi magari... Però una cosa è certa, che io ti dimostro la mia serietà. Io sto con questa ragazza dal momento in cui l'ho vista. 23 anni, va bene, due bambini, abbiamo due bambini, ecco, stupendi. Adesso dobbiamo stupendi, va bene, a e, stiamo, e stiamo bene. Io degli altri, invece di guardare si miei, guardarsi degli altri, va bene, che cosa fanno, come stanno. O quelli propri, se, che forse sarebbe il problema, dai. Capito? Allora fate 2 più 2, 2 più 2 fanno sempre 4, ricordatevelo. Vabbè, io sto usando la televisione però per dire impara, che queste cose, però è però brutto. Si impara anche dalle situazioni pregresse, cioè poi nella vita si cresce anche, perché nella vita non è che uno dice nasce e vai, ma so fare tutto, so capito, capire tutto, eccetera. Assolutamente. Ci sono, tutti noi commettiamo degli errori. Il problema è che non tutti sanno crescere. Va bene, in altezza o in bellezza? Non si parla di altezza, perché io d'altezza proprio non ci sto. Va bene, a questo punto, siccome vedo che il piatto è stato servito, ma forse è diventato anche un po' freddino, io direi... È buonissimo. Adesso di fermarci per qualche secondo, perché diamo la linea alla regia per qualche consiglio utile. Pubblicità. Eccoci qua, nuovamente rientrati con il piatto e Vito. Vito, la porta! Se siete svegli, sono svegli. Allora, abbiamo concordato che tu tornerai per chiudere il piatto servito. Certo. Giusto? Certo. Anche perché ci sono dei fan che hanno fatto delle domande, ci hanno mandato delle domande per te, delle cose molto private, molto private. A vostra disposizione. Dovete sintonizzarvi, perché insomma saranno domande piccanti, fa pure rima. Diciamo intanto che ho appena finito di girare un film. Certo. Diciamo, che uscirà? Con Pio Amedeo. Il primo gennaio. Da Capodanno. Proprio sarà. Sì, sì. Primi giorni di gennaio. Quindi 2022. Grazie. Sì. Quindi è la regia del grande, mitico Gennaro Nunziante, voglio dire. Che non è poco. Sono curioso di capire e di sapere in cosa consiste questo film, che se puoi accennare qualcosa. Però prima, giustamente, che cosa ci ha portato? Questo da lavorare. È l'involtino di pesce spada con una battuta di capperi all'interno, che è un pomodorino datterino giallo come base. Cotto al forno, dovrebbe essere molto gradevole. Poi sa, usa il condizionale, non si sa. Allora no, io faccio di no, come prima. Grazie. Ti spunta un fiore in bocca. Vuoi mangiare? Ecco, bene. No, io pensavo fosse una mazzatiera quella. Ecco, wow, fantastico. Buon proseguimento, buon pranzo. Grazie, Donato. Buon pranzo. Ci vediamo tra poco per grazie. I saluti. Donato, l'odore è anche perché qui dal Mollusco diciamo che è l'ultima puntata che noi stiamo registrando ed è stato un piacere stare con lui, ma glielo dirò personalmente quando tornerà. In cosa consiste il film, se si può avrai? Io faccio il papà di Amedeo. Il papà di Amedeo sì. Perché i baffetti più o meno siamo uguali, più o meno voglio non dire. Sai che ho sempre pensato a questa cosa, ho detto ma sembra o il fratello maggiore o il papà diciamo di Amedeo, per proprio la costituzione diciamo del il film è bello, ripeto, i due attori più Amedeo sono due bravissimi ragazzi, quello che noi vediamo in televisione loro quando fanno i gratis, vabbè, togliete questa cosa, ma lo spettacolo che avete visto a Canale 5, loro sono quelli che vedete spontanei, però nella vita sono, a parte che sono due bravi ragazzi, studiosi, intelligenti, ma sono di una delicatezza questi ragazzi. Ecco, questo mi fa ancora di più piacere,
Poi c'è la regia di Gennaro Nunziante. Scusate, io ho visto un Gennaro Nunziante grandioso, ma non avevo dubbi. Ma tutti i film che Gennaro Nunziante grandioso, certo, forte, forte, realizza, forte, con un po' della, la, è comico il film, ma c'è una morale dentro che è fortissima. Dove è stato girato? Va, se si può... Sì, sì, Sant'Agata di Puglia, Roma e Milano. Ah, Sant'Agata di Puglia sarebbe Foggia, Foggia da quelle parti? Sì, sì. Ah, bellissimo. Beh, loro sono foggiani. Eh beh, certo, certo. Beh, salutiamo Pio Amedeo, naturalmente, io non vi vedo da qualche anno. Ne hanno combinate tante anche a me, va bene. Allora, torniamo in noi. Parliamo. Torniamo in noi, torniamo in noi. Noi siamo in onda in Lui questo momento. Lui è un presentatore, va in qualsiasi emittente. Ecco, cioè, dove c'è... Allora, dove c'è il lavoro? Dove c'è lavoro? Dove c'è lavoro? Dove ci si... Sta, dove si sta bene? Io ne approfitto per salutare tanto Pino Suera, Ma come Pino, no? Ciao, Pino. Pino merita, almeno per quanto mi riguarda, poi non lo so, Pino, sul cavoli tuoi se c'è qualcuno che non parla bene di te, ma io posso dire che tu sei una bravissima non persona. Non a tutti si può piacere. Non a tutti, ma no, io con Pino vado d'accordissimo. Bene. Anche con il signor Michele, il fratello. Fratello, certo. Che poi non... Due brave persone. Ah sì, no, c'è, sì, Michele c'è. Con... Saluto anche Michele. Beh, già che sei, salutiamo pure Serena, scusa. Certo. Salutiamo ciao, Serena. Tutta la razza vostra. Ecco, ok, va bene. Allora, meno che uno. Quindi diciamo questo bene a te regione. Poi se arriva il colpo nazionale, penso che farebbe che piacere Dio... anche a Pino Suera. Se viene il colpo nazionale, va bene, farebbe bene perché... Che non sia il colpo nazionale. Non voglio quel di schermo. Come l'hai detto? Il colpo nazionale. No. Va bene, allora chiamiamolo il colpo di culo, dai. Va bene. Non dire bene. Così però, perché Vito è elegante. Sappiate che io e Manuel stiamo per realizzare un progetto insieme. Come no? Cucù è... Tutu. Cucuba. Va bene. Il titolo, Cucuba. Allora, che bello ridere con questo ragazzo. Ragazzo, dai, non ti offende se ti chiamo ragazzo, scusa. No, scherzo, io sono un ragazzo. Allora, torniamo in noi perché dobbiamo scoprire, dobbiamo capire. Giustamente, torniamo in noi. Sì, dobbiamo parlare. Cioè, parliamo della famiglia. Mm-hmm. Della famiglia. In questo caso, come la famiglia com'è? È la famiglia, il cognome? De Nicolò. De Nicolò. Diversamente. Non siete sposati. Non siamo sposati, però i bimbi hanno il cognome del padre. Io faccio queste domande da sono ignorante. Siamo felicemente non sposati. Non sposati. Ah. Beh, oh. Allora, figli, due, giusto? Due. Sono... Uno di quasi 15 anni, Joshua. Mm-hmm. Joshua Emanuele, per la precisione, perché Joshua ho dato. Ho voluto ci fosse anche il nome del padre. E l'altra, l'amore. Ginevra Benedetta. Ginevra Benedetta, anni 10. Anni 10, bene. Allora, quindi... Benedetta, perché ti stavo spiegando, è il nome di una bimba che non c'è più, perché prima ti abbiamo accennato che bisogna farsi scivolare tutto di dosso per via di una malattia che ha colpito nostro figlio sin dalla nascita. E dopo aver fatto 8 mesi a San Giovanni Rotondo, al poliambulatorio di oncoematologia pediatrica, e purtroppo in 8 mesi abbiamo visto 16 bambini morire e tra questi 16 bambini c'era Benedetta, una ragazzina di 14 anni che ha vissuto per 14 anni in questo reparto. Una mia fan, tra l'altro. Tra l'altro Manuel la chiamava principessa, la mia principessa. Ancora adesso la chiama. Ancora adesso, e promise la mamma che l'avrei chiamata come sua figlia nel momento in cui avrei deciso di fare un secondo figlio. Diciamo che non era, e così è stato, così non era in programma a Ginevra, ma è arrivata, meno male, grazie a Dio, perché ovviamente mamma, non c'era la testa la per fare un secondo figlio. Rosa, la mamma della bambina, che non c'è più, adesso è la madrina. È la madrina di nostra figlia. Quindi Ginevra, abbiamo Benedetta. Colmato un po' quello che potrebbe essere colmato. Anche se non si può colmare, il dolore, certo, no, vabbè, lo sappiamo. Non si sopravvive. A che età ha avuto la problematica Joshua, invece? Joshua è nato con questa malattia che... però nessuno dei medici si era reso conto, ben 8 medici, ahimè, purtroppo, non si erano resi conto della situazione. Facendolo arrivare a 18 mesi. E quindi ci siamo rivolti anche a 4 ospedali, e invece poi a 19 mesi è bastata una telefonata all'oncometologia di San Giovanni Rotondo, dove Manuel faceva beneficenza ogni anno, e dove lui l'ultimo anno disse ai dottori, chiese ai dottori,
Ma come fanno i genitori di questi bambini a sopportare tutto questo? Prima di sapere la malattia di nostro figlio. E quando poi abbiamo portato nostro figlio, intanto, ripeto, con una telefonata il medico si è reso conto immediatamente di cosa avesse Joshua, perché ho spiegato i vari sintomi. Quando poi siamo arrivati ho guardato lui e ho detto: ma che ci facciamo in questo reparto noi? Cioè, ovviamente vedevo tutti i bambini che erano senza capelli, senza cinghie. Beh, io andavo il 24 di Natale, ogni anno il 24 di Natale, a portare giocattoli per questi bambini. Vedevo queste famiglie distrutte. Erano delle automi che... Chi vi ha dato la forza di, insomma, a me personalmente l'ha data Joshua, perché è un bambino che sin dalla nascita è sempre stato un bambino sorridente. E poi non gliel'ho mai detto. E, allora, solitamente quando si affrontano questi temi non è semplice, durante anche una semplice registrazione, doverne parlare. Non è semplice, qui non ci sono ciak, non vogliamo farne di ciak, e non c'è nessun tipo di voglia di fare, desiderio di fare, di avere una certa visibilità. Anzi, lo dico a coloro che ci stanno guardando in questo momento, che l'emozione è veramente tanta. Non è semplice, perché conosco bene la storia di questi due fanciulli e soprattutto di Joshua, perché ne abbiamo parlato anche nel corso di alcune puntate del talk show. Mi riprendo, ecco, perché ci tengo a dirlo. È una famiglia che ci segue spesso. La forza me l'ha data anche la mamma di Luvi, un altro bimbo che grazie a Dio sta bene, che ha quasi 15 anni e fa teatro, perché poi Joshua anche lui a suo modo fa teatro. E perché un giorno, i primissimi giorni, mentre ero in corridoio con Joshua in braccio, purtroppo Joshua 5 minuti prima mi aveva mollato un ceffone. E non era da lui, perché era un bambino educatissimo, lo è ancora adesso, e sono felice di questo, vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro io e il padre. E, mentre lo tenevo in braccio, l'infermiera, una delle infermiere, Rachele, mi vede piangere e mi chiede: ma perché stai piangendo? Che succede? Dico: Rachele, da pochi giorni ho avuto questa brutta notizia, non so come andare avanti, non so quello che mi spetterà, che ci spetterà. Però mi ha mollato un ceffone, questa cosa non mi piace, non so quello che sta accadendo, forse ce l'ha con me perché l'abbiamo portato qui. E lei mi disse: guarda, le abbiamo dato il cortisone, e quindi il cortisone destabilizza un po', cambia un po' gli umori. E mentre lei mi parlava, eravamo io e lei di fronte col bambino in braccio, io mi giro verso sinistra e in fondo vedo una mamma, appunto la mamma di Luvi, l'ho detto prima, con Luvi che aveva la leucemia, penso avesse quasi 2 anni in quel periodo lì, sì, l'aveva in braccio sul pancione, perché lei era incinta e tra le mani aveva l'altra figlia di 7-8 anni. Quindi quando ho guardato lei ho detto: io sono fortunata, perché nella sfortuna ho questo bambino piccolino che è incosciente e non capisce quello che gli sta accadendo, lo capiamo solo io, la mamma e il papà, perché con tutto che mia madre ci è stata molto vicino, i familiari ci sono stati vicini, è una malattia che possono capire soltanto i genitori e nessun altro. Soprattutto i tuoi familiari sono stati vicini. E questo io mi devo togliere il cappello. E niente, ho guardato questa mamma e ho detto: se ce la fa lei con 3 figli, ce la devo fare anch'io assolutamente. E poi è andata avanti, effettivamente la forza me l'ha data Joshua e questa mamma. Ti faccio una domanda al volo. E questa mamma per non chiudere. Lo sa, non lo sa, e la saluto. Come sta adesso lui? Joshua sta bene, ogni anno fa i controlli, e a fine mese partiamo anche per Firenze, dove poi lui è stato operato dopo quegli 8 mesi trascorsi a San Giovanni. È un bambino carismatico. Attivo. Soprattutto carismatico, questa cosa mi piace molto di Joshua. Io purtroppo devo chiudere il programma, abbiamo concluso, e devo solo dire grazie a questi signori. Prego. Joshua va bene a scuola, e lui, quando siamo partiti in America, perché l'ha voluto lui, è ben fatto, perché lui vuole diventare dottore. Vuole studiare in America e vuole diventare dottore oncologo, per aiutare i bambini che soffrono della malattia che lui ha avuto. Come i dottori hanno aiutato lui, perché, scusami, consentimi di dirlo, Joshua è un bambino graziato, ma sicuramente anche la scienza ha fatto il suo corso, e per questo ringraziamo i medici di San Giovanni Rotondo. Grazie per averci fatto grazie emozionare. Grazie Emanuele, grazie. Ti chiedo a Betta. Scusa. No, ma figurati, Donato Bellomo, abbiamo chiuso e devo salutare e ricordare. Grazie, sta qua. Eccomi qua. Bello. Allora, sempre sulla sua destra. Bello.
diciamo, bello, bello, quello che si può dire, sono cavoli di sua moglie. Allora, grazie però un di cuore. Attimo, Donato, si può togliere la mascherina? Grazie, grazie di cuore. Vedi, no, c'è bello. Si metta la, la mascherina perché è troppo... Troppo bello. No, sta bene. Troppo bello. Troppo bello, bella questa. Grazie per averci ospitato, grazie per aver creduto nel progetto, soprattutto del piatto e servito. Grazie. Speriamo di vederci prossimamente, grazie naturalmente qui a Putignano e con il ristorante Dal Mollusco. Dal Mollusco. Dal Mollusco. No, non scherzare. Non il Mollusco. Con, non il Mollusco. Non il Mollusco. Dal 1978. Avevo un anno. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao, fuori tempo. Ciao, grazie. Ma la trasmissione è stata importante. Grazie, grazie, grazie a te, Vito. Ciao.